È arrivato il momento di svapare. Svapomue. Questa tappa di questa sera si inserisce in realtà in un percorso che noi abbiamo iniziato già a metà dicembre, volendo girare in occasione del nostro tesseramento varie zone della provincia, perché riteniamo che dai territori che bisogna ripartire, provando quanto più possibile ad accorciare le distanze tra il centro della città di Avellino e la provincia, che come sapete è vastissima. Questa in particolare è una tappa a cui teniamo particolarmente, perché non dobbiamo nascondercelo, questo comune è stato interessato ed è interessato da un fenomeno forte di criminalità organizzata. Noi quello che chiediamo questa sera, aderendo a Libera, è qualcosa in più, cioè non solo un'adesione formale alla rete di associazioni che si compone, di cui si compone Libera, ma chiediamo a questo comune di provare ad impegnarsi insieme a noi per provare a riportare nell'agenda politica i temi della legalità e della giustizia sociale. Diciamo che quindi Libera da questa tappa cerca di avere quanto più è possibile per dare poi a tutta la provincia. Sì, sicuramente, è inutile che esista formalmente un coordinamento che insiste sul centro, se però il centro non prova quanto più possibile a comporsi dei tanti comuni che in realtà insistono nella provincia di Avellino, che sono tantissimi, che sono molto diversi tra di loro ed hanno esigenze chiaramente differenti. Riuscite ad avere appiglio sulla popolazione? Beh, in realtà il percorso di adesione vera delle persone non è immediato, questo un poco perché diventa sempre più difficile oggigiorno incontrare qualcuno che ha del tempo proprio da mettere a disposizione a un'attività di volontariato, e un po' perché le tematiche sono abbastanza forti, quindi molto spesso, soprattutto nelle piccole comunità, si rischia poi di mostrarsi troppo, e quindi viene poi di contro il fenomeno della paura, che noi cerchiamo di vincere, perché sostanzialmente quando si è insieme che si vince.